Questo premio è nato quasi sottovoce, quasi come se fosse organizzato tra un gruppo di amici. Piano piano è cresciuto, è diventato qualcosa di importante. Questa sera abbiamo premiato Gigi Del Neri, che è tutto dire, colui che ha allenato squadre importanti oltre che la Teramo Calcio. Abbiamo premiato persone come Pella Nera, come la Del Vinaccio, Chionchio e non dico altri campioni teramani, quindi è un premio che si è allargato non solo al calcio teramano ma a tutto lo sport teramano, agli arbitri che onorano con le loro prestazioni la memoria di Carmine Rodomonti, quindi tutto è cresciuto nell'ottica di un premio che secondo me è destinato ad avere un futuro in questa città. Essere sempre la partenza, no? di un uomo che ha cominciato la sua attività, perlomeno professionistica, in questo posto. È chiaro che Teramo mi ha dato molto ed è una fase importante della mia vita, sia umana che calcistica. Infatti il rapporto con le persone è rimasto intatto come fosse 30 anni fa. Cosa si è portato dietro poi nella sua carriera di quello che aveva imparato a Teramo, dove di fatto era giovanissimo? Diciamo che la semplicità, l'accoglienza e l'affetto. Devo dire che ho trovato tutte queste componenti in questa città, al di là dell'aspetto poi calcistico, che è stato un buon anno importante come risultato calcistico, però quello che è rimasto è l'accoglienza. È una città che ti rimane nel cuore, cioè l'Abruzzo rimane un po' nel cuore, rimane un po' in quello che tu pensi sia giusto fare, cioè gente che è affabile, ti dà molto. E questo poi è difficile dimenticarlo, insomma. Sì, è una serata speciale, una serata sempre più bella, perché è sempre più ricca di contenuti e l'Associazione Amici del Calcio Teramano ogni anno aggiunge qualche tassello coinvolgendo sempre più i ragazzi, quindi un progetto che parla della storia di Teramo attraverso un personaggio che evidentemente ha dato qualcosa di importante, parlando però anche al futuro. Peraltro non poteva mancare, come ogni anno, una parte dedicata agli arbitri. Abbiamo visto questa sera un giovanissimo, davvero giovanissimo arbitro premiato, che viene da una cantera, possiamo dirla così, che è la sezione AIA di Teramo, che evidentemente deve avere qualcosa di magico. Guarda, più che di magia parlerei veramente di qualità, di risorse umane, cioè della capacità degli arbitri teramani di ricordarsi il passato, di ricordarsi i valori e di utilizzarli per passarli poi man mano alle nuove generazioni. E quindi in qualche modo i vecchi insegnamenti poi si fanno concreti attraverso il successo poi degli arbitri. Ma il successo degli arbitri non è arrivare in Serie A, il successo degli arbitri è godersi quello che fanno e imparare a crescere, diventare uomini.